Cominciamo con la trasmissione di oggi. E la trasmissione di oggi verte una serie di immagini divine. Vi ricordo che le divinità della religione romana, come io ve le presento, è come io le ho viste, come io le ho percepite. Tutte queste immagini hanno tutta una serie di altre sfaccettature che però non mi appartengono, cioè nel senso che appartengono ad altre relazioni. Però quello è dove io sono riuscito ad aggiungere attraverso la mia percezione e la mia visione. E quello che io vi do è quello che io ho visto, quello che io ho partecipato e quello che io ho vissuto. Non è che vi dia cose diverse da queste. E così ognuno deve prendere da me quello che gli può servire e rigettare tutto il resto. Le immagini di oggi sono Force Fortune ha un'altra cosa, le immagini stesse hanno possibilità di essere viste in maniera diversa, cioè quando si percepisce un'immagine divina, un divino che ci circonda, una coscienza, a mano che si costruisce la relazione, anche l'interazione fra il soggetto e il divino che ci circonda, la coscienza che ci circonda, va a variare quello che è la percezione del soggetto. Vi ho già parlato nei quattro canti del mondo che è la relazione fra il soggetto e il soggetto, cioè fra il Dio che cresce dentro l'essere umano e il Dio che cresce dentro ogni essere della natura o le linee di tensione in quanto Dio, che la fusione che si crea attraverso il crogiolo porta a vedere altre cose dell'immagine, porta ad approfondire quello che è l'immagine. Per cui quando io ho scritto il libro dell'Anticristo nel 1985, sono passati quasi 13 anni da allora, per cui molte immagini sono state modificate. L'immagine del sentiero d'oro io le ho scritte 6 anni fa, per cui da 6 anni a questa parte molte cose si sono modificate. Però la modificazione non è cambiare quello che è stata la percezione di allora. La modificazione è approfondimento e sviluppo che non è contraddizione a quello che si è percepito allora, ma è un continuo, cioè un continuo espandere se stessi all'interno del divino che ci circonda. Le immagini di oggi sono forse fortuna. Anche qui vi ricordo che quando ho parlato delle immagini, quando davo i quadri da Devoto, che riprenderò i quadri da Devoto quando finirò il crogiolo dello stregone. Forse fortuna, vogliono dire esattamente la stessa cosa, cioè forse e fortuna hanno lo stesso significato. Io li uso in maniera diversa per definire due cose, cioè forse lo sconosciuto che ci circonda e fortuna la capacità del soggetto di organizzare se stesso per affrontare lo sconosciuto. Per cui se il soggetto organizza se stesso per affrontare lo sconosciuto diventa automaticamente fortunato, cioè questo è il senso di essere fortunati. Non è il caso che ti va bene, nemmeno la volontà di Dio che ti va bene, ma è la capacità di organizzare se stessi. Poi parleremo di furie, parleremo di incubi, Lara, lemuri e libertà. Queste sono le immagini che leggeremo oggi. Poi ho degli altri pezzi delle altre cose, a seconda se i ragazzi non arriveranno per tenere un po' la trasmissione in piedi, ho delle altre cose che ho preparato. Force e fortuna. Il caos e quanto non viene descritto dal pensato della ragione, quanto la ragione non può descrivere in quanto limitata nelle sue elencazioni. Da qui l'affermazione di Popper sull'inutilità della storia per prevedere eventi futuri. Più è limitato il sapere e la conoscenza della ragione, più force è grande, terribile, pauroso. E force, qui c'è un errore. Le cose accadono per volere di force, le cose accadono per caso, dunque è necessaria fortuna, onde volgere a proprio beneficio il loro accadere. La grandezza di force è direttamente proporzionale all'incapacità della ragione del singolo essere di padroneggiare il mondo in cui vive. Tanto minore è il padroneggiare il mondo in cui vive, e tanto minore è il determinare attraverso la ragione il futuro mentre viene incontro. Force è dunque la cecità degli esseri umani. L'augurarsi fortuna è il supplicare a proprio favore una casualità che non si è in grado di controllare. Forse la benda davanti agli occhi degli esseri umani. L'essere umano spera che fortuna l'assista. Forse dunque sotto alcuni aspetti il volere dell'essere umano è al di fuori del pensato della ragione, quello che per i cristiani diventerà il volere divino. Allo stesso tempo, forse sfugge a questo.
in quanto davanti agli esseri umani si presenta come lo sconosciuto. Come tale è possibile svelarlo. Force è il caos mentre assedia la descrizione del pensato della ragione, ma non è l'inconoscibile della ragione. Quando il pensato della ragione si espande, acquista e fa propri elementi di force. L'essere umano agisce sperando nel favore del caso, ma il caso è un esistente e come tale non gli importa nulla di favorire questo o quest'essere o quell'altro essere umano. Sta all'essere umano sviluppare il proprio potere di essere al fine di trovarsi nella situazione più favorevole incontrando questo o quell'elemento sconosciuto. Il potere di essere, sviluppandosi, porta l'essere umano a predisporsi nella situazione più favorevole onde affrontare il quotidiano della ragione, non certo a supplicare fortuna, possedere fortuna o costruire situazioni a sé favorevoli. Il cristiano sostituisce fortuna con la supplica dell'intervento divino. Lo psichista, l'apprendista stregone e più in generale l'essere umano vivono traendo da sé la strategia e la forza attraverso la quale affrontare il circostante. Fortuna viene scambiata dal cristiano come frutto dell'intervento divino. L'apprendista stregone, vivendo strategicamente, conscio che ogni azione intrapresa, di ogni azione intrapresa, di ogni giudizio che devono sempre corrispondere alla propria strategia, ai propri bisogni, ai propri fini, davanti all'imponderabile dell'esistente si trova sempre nelle migliori condizioni per volgere a proprio favore gli eventi non previsti. Dunque, l'apprendista stregone è sempre fortunato, in quanto la sua strategia consiste nell'affrontare il quotidiano e non nell'appropriarsi del quotidiano o di una qualche sua parte, comportamento quest'ultimo proprio del fare del cristiano. Forse è lo sconosciuto circostante. Levare la benda davanti agli occhi ci permette di trasformare lo sconosciuto force in elencazione, come fenomeno recepito e classificato della ragione. Force è anche l'inconoscibile. L'inconoscibile non è un dato assoluto. A mano che l'essere procede attraverso le fasi per diventare universo, sempre più inconoscibile diventerà sconosciuto e sempre più sconosciuto diventerà comprensibile. Force è il caos, ma solo i ciechi vedono il caos e lo chiamano force. La sua energia si irradia in tutte le direzioni, il suo canto è canto di sapere e conoscenza, perché solo attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza, atta a svelare quanto force cela alla ragione, è possibile sviluppare il proprio potere di essere. Come ci si relaziona con force? Sfidando lo sconosciuto, spingendo la conoscenza e la consapevolezza ai limiti dell'inconoscibile. Come ci si sottrae a force? Rifuggendo dal sapere e dalla conoscenza, imitando i cristiani che dopo aver distrutto la biblioteca di Alessandria d'Egitto, accusarono per secoli i musulmani di tale scempio. Force incoraggia gli assalti a se stesso. Quindi, quando egli sarà svuotato dall'inconoscibile, sarà uno con l'universo. Assalite force e force diverrà grande. Mettetevi in ginocchio, siate terrorizzati dallo sconosciuto. Rinunciate a svelare i misteri del quotidiano della ragione, rinunciate a chiedervi il perché delle cose e forse sarà sempre più pesante, generando il concetto di caos atto a bloccare l'azione della specie umana. Force spera e sollecita assalti, forti e decisi da parte di individui il cui scopo è lo sviluppo del proprio potere di essere. Per cui abbiamo questa divisione che andrà sempre più aumentando, dove force è l'oggettività sconosciuta che ci circonda e fortuna è la capacità dell'essere umano di organizzare se stesso per affrontare lo sconosciuto. Dunque, partendo da queste condizioni, io non cambio lo sconosciuto che mi circonda. Cioè, il fatto che io non conosca esattamente i meccanismi di un sistema sociale non significa necessariamente che devo distruggere il sistema sociale per farlo aderire all'idea che ho io di sistema sociale. Ma devo riuscire a organizzare me stesso affinché poter vivere, poter costruirmi all'interno di qualsiasi sistema sociale. Attenzione, dire questo sistema sociale va male, o questa situazione oggettiva va male, o questa cosa va male, e distruggere la cosa non è cambiare le cose, ma è soltanto proiettare sulle cose la propria incapacità di affrontare la vita. Per cui abbiamo un'incapacità soggettiva di strutturarsi, cioè di essere fortunati, di organizzare se stessi, e contemporaneamente andiamo a proiettare questa incapacità soggettiva sul mondo che ci circonda. Da qui il bisogno di distruggere quello che c'è, per
per riuscire a farlo aderire all'idea che noi abbiamo, alla fantasia che noi abbiamo delle cose che non funzionano. Per cui cosa abbiamo? Prendiamo delle specificità del sistema sociale in cui viviamo, le estendiamo come la generalità del sistema sociale e facciamo come l'imbecille che quando un dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito oppure si limita a guardare la luna, ma non riesce mai a cogliere la relazione esistente fra il dito e la luna. Per cui, se delle cose non ci stanno bene, se delle cose non vanno bene, prima di tutto dobbiamo organizzarci noi, organizzare la nostra capacità di affrontare il mondo. E questa è la prima operazione da fare. Se noi diciamo, noi siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio padrone, per cui noi abbiamo la conoscenza, noi abbiamo il sapere, noi sappiamo, noi siamo bravi, cioè abbiamo comunque la presunzione di essere tali da poter affrontare qualunque cosa e non ci sforziamo per modificare noi stessi, per metterci nelle migliori condizioni per affrontare lo sconosciuto, bene, noi siamo dei distruttori del sistema sociale, siamo dei distruttori della vita. Arriviamo a distruggere la natura perché magari diciamo uccidiamo tutti i lupi perché i lupi sono malvagi, cioè anziché capire la relazione esistente fra il lupo e la natura, noi distruggiamo i lupi perché estendendo il nostro immaginario affermiamo che il lupo è nocivo all'interno della natura, per cui massacriamo i lupi e non ci accorgiamo cosa succede dopo, oppure massacriamo le rondini e le zanzare prolificano a decine di milioni. Per cui noi, anziché organizzarci noi stessi per affrontare lo sconosciuto, non facciamo altro che stuprare il mondo che ci circonda per adattarlo alle nostre fantasticherie. E questo è un comportamento da cristiani. Andiamo avanti. Le furie sono l'essere messo alle strette. La rabbia quando monta, nell'impossibilità di intravedere vie d'uscita dalla situazione nella quale si è venuto a trovarsi. Le furie abitano dentro all'essere umano, si nutrono dell'essere e tendono ad impossessarsene quando le condizioni producono il loro scatenarsi. Non bisogna lavorare al fine di uccidere le furie dentro di sé. Ricordo il comportamento autolesionista di alcune conventicole cristiane nelle quali i membri si autofustigavano al sorgere dei desideri. Più si autoflagellavano e più il desiderio si trasformava in furia. Alla fine, o l'essere umano moriva fasciato di energia vitale stagnata, o le furie si scatenavano dentro di lui con tutta la loro forza portando l'essere umano all'autodistruzione. È necessario imparare ad usare le furie per i propri fini, con la disciplina. Quando una furia esce, è difficile riportarla all'ordine. Bisogna imparare a farla uscire un po' e rimetterla subito a posto. Insegnare alla furia, ad ogni furia, che lei non è padrona dell'essere umano in cui vive, ma è solo un aspetto, sia pure importante. Pertanto, le è consentito impossessarsi dell'essere quando questi è in pericolo, ma deve tornare prontamente al suo posto, appena il pericolo è cessato, pronta ad intervenire qualora il pericolo si ripresenti. Disciplinare furia è una delle grandi imprese dell'essere umano. Come non si deve uccidere le furie, in quanto questa è il guardiano contro la disperazione, così non si può permettere alle furie di impossessarsi dell'essere, in quanto questo lo porterebbe alla distruzione. Nutrire le furie con le proprie rabbie e le proprie imprecazioni, disciplinare le furie attraverso la sospensione del giudizio e il respiro lento e profondo. Cosa permettono di fare le furie? Le furie permettono all'individuo di concentrare tutto il proprio divenuto in un solo istante della propria esistenza. Le furie permettono all'essere umano di giocarsi all'interno della contraddizione scatenante la vita in un solo istante. In quell'istante l'individuo, qualora venga sopraffatto e annientato, grazie alle furie lascia il corpo fisico per trasformarsi in ogni caso in un essere luminoso. La violenza dello scatenarsi delle furie consente all'individuo di compattare tutta l'energia vitale, tutto il potere di essere che ha accumulato nella sua esistenza, proiettando la propria coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti. La furia è un guardiano dell'essere umano. È, diciamo, è l'ultimo aspetto che prende il potere di essere, il corpo luminoso, quando il corpo fisico è in difficoltà tali da non poter più reagire. Diremo, se la violenza è il rifugio degli incapaci, la violenza è anche l'ultimo rifugio dei disperati. Pertanto, usare la violenza come incapacità di affrontare il mondo per appropriarsene è distruggere se stessi. Usare la violenza
come ultimo atto di disperazione davanti a una forza immane, non so, il leone che ti sta sbranando, permette di compattare la propria energia vitale e di uscire dal corpo fisico. E la furia è un, fra virgolette, un demone, perché è Deimos, perché è il divino che cresce dentro l'essere umano, per cui ha un potere eccezionale la furia ed ha un potere di compattazione incredibile. In molti casi può aiutare a tirar fuori da situazioni drammatiche, cioè la furia spacca tutto, esistono delle persone che quando vengono in preda alla furia non sono più trattenibili. Bene, bisogna imparare a disciplinare la furia, a metterla sotto il proprio controllo e nello stesso tempo bisogna imparare a saperla scatenare. E questo è un esercizio di autodisciplina, questo è un fare di autodisciplina e la furia comunque è un potere dell'essere umano. Andiamo avanti ancora. Gli incubi. Gli uni non esistono senza gli altri. L'incubo non può esistere senza il succube. L'uno è in relazione con l'altro, mentre l'essere umano può vivere senza l'uno e senza l'altro. L'identificazione dell'essere umano nell'uno o nell'altro indica automaticamente l'esistenza o l'identificazione di un essere nel suo opposto. Quando gli esseri autospaziatisi per Dio Creatore divennero incubi per gli esseri umani, questo fu possibile in quanto questi ultimi assunsero il ruolo di succubi incapaci di sottrarvisi. L'identificazione dell'incubo con Silvano o con Fauno è un accostamento assolutamente arbitrario. Silvano non ama gli esseri umani nel loro insieme, ma non ha nessun interesse a terrorizzarli. Egli si serve degli esseri umani come di ogni essere della natura, ma per lui è impossibile relazionarsi con esseri malati di terrore. Qualcuno potrebbe obiettare che Silvano abbia interesse a terrorizzare gli esseri umani onde scacciarli dal limite del bosco. In ogni dove gli esseri umani andrebbero, sarebbero sempre al bordo di un bosco. Inoltre, chi è terrorizzato non necessariamente si limita a fuggire, ma mette in atto la distruzione dell'oggetto del proprio terrore. Potrebbe, anziché fuggire, progettare la distruzione del bosco. Le stesse affermazioni valgono per Fauno. Non è col terrore che si limita il saccheggio dell'oggettività da parte degli esseri umani, ma con una relazione di mutuo soccorso fra esseri umani ed oggettività. Il terrore è l'arma attraverso la quale si soggiogano degli esseri, e gli esseri umani in particolare, rendendoli dipendenti dall'oggetto delle proprie paure, sottomessi al terrore e alla promessa di una sua futura improbabile rimozione. Imputare l'azione da incubo l'azione da incubo a Silvano o Fauno significa incitare l'essere umano a distruggere il bosco o gli esseri animali facendoli credere come quello sia l'oggetto delle sue paure. Quando l'essere umano distrugge l'oggettività in cui vive, distrugge anche una parte di sé. Non solo non rimuove le paure, ma le fagocita, in quanto l'energia vitale impiegata per la distruzione del bosco è energia vitale sottratta alla propria volontà per opporsi ai produttori di terrore. C'è un solo modo per accumulare energia vitale, per attaccare e distruggere i produttori di terrore. Nel quotidiano, chiedersi il perché delle cose. Nell'oggettività, prendere con discrezione. Nelle relazioni col circostante, impiegare la propria volontà senza piegare nessun essere al proprio volere. Solo chi è piegato da qualcuno o da qualcosa, al proprio volere, vuole piegare qualcun altro al proprio volere. Solo chi vive nel terrore e nella paura vuole piegare qualcun altro al proprio terrore e alle proprie paure. L'incubo è il terrore, egli è la sorgente dell'energia vitale stagnata, attraverso la quale nutrire gli esseri autospacciatisi per Dio Creatore. I nemici dell'incubo sono le coscienze e la consapevolezza, la determinazione e la volontà. Ogni essere, mentre esercita questo, tiene lontano l'oggetto di cui l'incubo è manifestazione. Essere incubo significa essere sottomesso, cioè essere oppresso da qualcosa. Ora, al bosco non interessa opprimere qualcuno o qualcosa, perché da quel qualcuno e da quel qualcosa il bosco si nutre. E così vale per la vita vegetale, per la vita animale. La vita animale non può opprimere qualcosa, deve comunque costruire degli equilibri, deve comunque costruire degli adattamenti. E l'essere umano è all'interno di quegli equilibri, è all'interno di quegli adattamenti.
Essere trasformati in incubo e in succube, cioè essere trasformato in succubo, significa che un incubo sia impossessato della nostra energia vitale. Significa che è stata piegata la nostra energia vitale affinché qualcuno la usi. Scusate un attimo solo, grazie. E rieccoci qui e grazie per la pazienza. Il fatto di essere trasformati in succubi è il momento in cui si viene messi in ginocchio, si viene distrutta la nostra capacità di affrontare il mondo e si ha bisogno dell'incubo per riuscire a sopravvivere. Bene, il terrore è l'arma con cui l'incubo trasforma una persona, un individuo, un essere in succube. E questo avviene soltanto fra gli esseri umani. Solo gli esseri umani sono in grado di sviluppare energia vitale stagnata. Solo gli esseri umani trasformano i loro simili in succubi, solo gli esseri umani sono assoggettati ad un Dio padrone che li vuole succubi del suo terrore. E questo meccanismo è una costante assoluta all'interno di tutto il fare cristiano che abbiamo attualmente. E incubi e succubi sono delle relazioni magiche, cioè sono delle divinità, soltanto che sono delle divinità nere, nel senso che costruiscono una relazione di sottomissione. Pertanto sono delle divinità e sono delle divinità nere. Con queste divinità possiamo costruire una relazione soltanto quando le stiamo combattendo. Cioè io in questo momento che sto parlando, per quello che voi riuscite a comprendere o accettare quello che io vi dico, io sto facendo una relazione di combattimento, una relazione di sfida, proprio col fatto di essere fatti incubi e succubi delle persone che ci stanno ascoltando. Se le persone che stanno ascoltando sono fatte incubi e succube, cioè sono sempre succube, però si credono anche incubi di qualcuno, bene, io in questo momento sto costruendo una relazione proprio per lanciare una sfida, proprio per riuscire a rimuovere questo essere. Chiaramente so benissimo che le mie parole sono assolutamente insufficienti e quasi inutili per portare questa sfida, però servono da richiamo a chi non è ancora diventato succube o incubo del tutto per riuscire a trovare un aggancio e trovare delle motivazioni per costruire il suo cammino. Questo è il senso esatto. Dopodiché, chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra continuerà ad adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra e dirà che è buono. Andiamo avanti con un'altra immagine che mi piace moltissimo, ed è Lara. Lara è come Prometeo, che rubò il fuoco agli dèi, perdonarlo agli esseri umani, pagandone le conseguenze. Così Lara ruba a Giove il potere di avere attraverso il quale vuole soggiogare Giuturna. Non si limita a sottrarlo, Giove voleva farsi Giuturna, non si limita a sottrarlo, lo sparge ai quattro venti, rendendo manifeste le sue intenzioni segrete. Lara rende inutile l'accordo fra Giove e le ninfe. Giove aveva fatto un accordo con le ninfe per riuscire ad agganciare Giuturna. Lara invece sparge la voce e manda a quel paese il suo piano. Le ninfe sono coscienze di sé, formatesi attorno alla fonte, dove l'acqua giunge alla luce dopo essersi aperta una via nelle viscere del pianeta. Giove è il cielo che avvolge la terra, la cui attenzione è sempre attratta dalle fonti e dalle coscienze di sé, che presso queste vengono formandosi. Il cielo non può ergersi a padrone della fonte, come nessun essere può ergersi a padrone di un altro essere. C'è sempre una Lara, pronta a gettare dal piedistallo o dall'altare, chi si erge sopra. Ogni guardiano ha un Lara dentro di sé. Una Lara che lo costringe a guardare i giochi degli esseri nel mondo del quotidiano della ragione con scetticismo e malizia. Una Lara che non gli consente mai di accettare le cose per come appaiono. Lara, per il suo gesto, non viene premiata. Il suo fare viene descritto come difetto del suo essere. Raccontare ai quattro canti del mondo quanto i potenti gli confidano in segreto per dominare gli esseri del pianeta. Difendere se stessi, difendendo chi dall'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, da chi intende bloccare il cammino, non è considerato un merito del comando sociale, ma una grande offesa da punire nel modo più duro e deciso. Giove le strappò la lingua, Giove affidò Lara a Mercurio, affinché la conducesse negli inferi lontano dalla luce del sole. Lungo la strada, Mercurio fece a Lara quanto Giove voleva fare a Giuturna. Hai voluto evitare a Giuturna di essere vittima di Giove? Sei tu dunque la vittima. Anche questo ti insegna a mantenere i segreti del tuo padrone. C'è anche un'altra versione qui. Lara partorì i Lari, le voci che corrono lungo i crocicchi delle strade.
La storia di Lara è raccontata da Ovidio nell'epoca imperiale e prima, nel periodo delle guerre civili, iniziarono ad imporsi una serie di credi il cui scopo era la preparazione all'avvento del Dio padrone, o meglio, sembrava comodo e funzionale diffondere quei credi senza capire che erano il prologo dell'avvento del Dio padrone. Dapprima servirono ad imporre l'imperatore e poi il Dio dei cristiani, di cui Chiesa, Papa e Imperatore si autonominarono emissari. Dal Dio umano all'essere assolutamente necessario come creatore dell'universo. I Lari sono i crocicchi. I Lari sono le coscienze generate dall'incrocio di flussi di energia vitale e i crocicchi rappresentano non solo le intersezioni dei percorsi degli esseri umani, ma anche le strade percorse dai loro desideri, bisogni, speranze, ansie e dolori. Nel crocicchio si arriva, nel crocicchio si prosegue, nel crocicchio si gira. Nel crocicchio convergono le voci, nel crocicchio escono le voci. Lara è viva nei crocicchi. Lara è potente nei crocicchi. La sua voce è un rombo di tuono che grida: abbattete i piedestalli su cui si ergono gli dèi, abbattete gli altari su cui gli esseri umani vengono sacrificati. E l'immagine di Lara è importantissima perché Lara è come una carica di dinamite che spacca sempre tutto. Chiunque faccia progetti destabilizzanti nei confronti del divenire dell'essere umano, c'è sempre qualcuno che riesce a farsi Lara, c'è sempre qualcuno che racconta le cose, magari non viene ascoltato, magari lo chiamano come un bugiardo, magari dicono che è arrogante, magari gli dicono: ma chi ti credi di essere tu? Però c'è sempre una Lara che racconta le storie. E sperando sempre che qualcuno le ricevi. C'è sempre una Lara che distrugge i progetti dei grandi, fra virgolette, di chi vuole impossessarsi degli esseri umani, di chi vuole stuprare gli esseri umani. E una Lara che racconta storie, che dice alle persone: buttatelo giù dal piedistallo, voi contate, voi siete, voi dovete dare la salto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Va bene. Non prendo ancora le telefonate, ancora per un pochino. Abbiamo ancora due immagini da leggere. Abbiamo i lemuri e libertà. I lemuri. Ovidio, ancora lui. Un individuo che merita un attento studio sulla trasformazione della descrizione delle immagini in funzione della fondazione della religione legata all'imperatore prima e al cristianesimo poi. Egli afferma che in origine le feste in onore dei lemuri si chiamavano Remuria, in onore dei mani di Remo, ucciso da Romolo, poi diventata festa dei Lemuria. La tradizione identifica coi lemuri i fantasmi dei morti. In realtà, questi erano esseri di energia vitale che vivono attorno agli esseri umani. Gli esseri umani, non riuscendo a capire né da dove venissero, né cosa facessero, né quali fossero i loro scopi, li identificarono coi fantasmi dei propri antenati. La soluzione soddisfaceva la risposta ai quesiti degli esseri umani, permettendo a questi esseri di relazionarsi senza per questo suscitare allarme. A mano che la ragione e la descrizione del quotidiano tendevano ad assumere il totale controllo dell'essere umano, gli esseri di sua energia vitale sparivano dal percepito per affacciarsi di tanto in tanto, quando la descrizione veniva meno e qualche fattore permetteva il sorgere di elementi estranei alla ragione, tipo alcol, droghe, febbre, digiuni, eccetera. Anche quando le immagini giungevano alla ragione, apparivano con la forma di un qualche trapassato, la cui descrizione era profondamente radicata nella memoria della ragione. Nei tempi degli antichi Etruschi e dei primi secoli della Repubblica Romana, la ragione non possedeva completamente l'individuo, e questo era ancora in relazione col mondo circostante, anche se teso a trasformarlo per adattarlo alle sue esigenze. Probabilmente era più facile vedere gli esseri di sola energia vitale muoversi attorno, oppure il fare degli esseri umani di quell'epoca era strutturato in modo tale da comprendere anche gli esseri di sola energia vitale. Il fatto che tali azioni non apportassero nulla al loro quotidiano ha finito per dirigere l'attenzione dell'essere umano in altre direzioni, mantenendo nella ragione il ricordo delle anime degli antenati. Gli esseri umani chiedevano ai lemuri di non essere eccessivamente invadenti, di essere discreti nelle relazioni. Nel gettare le fave e altri generi dietro di sé, l'essere umano in realtà gettava la propria energia vitale in sovrappiù, per liberarsene.
anziché gettarla al vento, indirizzandola attraverso l'attenzione agli esseri di sua energia vitale. L'azione sanciva il patto nella relazione. I lemuri avrebbero potuto prendersi tutta l'energia vitale dispersa dagli esseri umani nell'espletamento delle varie mansioni e questi avrebbero avuto in cambio tranquillità e ritorno di energia vitale dai lemuri. I lemuri nascono dalle contraddizioni della natura, temporali, terremoti, uragani, sono il momento in cui vengono partoriti e crescono relazionandosi con l'esistente. Molte coscienze di sé formatesi attorno alle fonti sono nate e cresciute col contributo dei lemuri, prima che degli esseri umani. I lemuri crescono sia in luoghi sperduti sia all'interno degli insediamenti umani. Questi li attraggono perché pieni di movimento, flussi di energia vitale, percorsi da grandi linee di tensione e perciò capaci di farli crescere più velocemente, allargando gli orizzonti della propria coscienza di sé. Gli esseri umani conoscono molto bene i lemuri, spesso li chiamano larve, ma sono stupidaggini. Si presentano numerosi in ogni momento in cui l'essere umano disperde energia vitale trasformandola. Sono attratti dalla progettualità umana e dal suo fare per ottenere un fine mettendo insieme elementi diversi. Quando gli esseri umani da cui hanno attinto l'energia vitale sono in pericolo, si sforzano di intervenire in suo favore, mettendoli in guardia o preparandoli prima per affrontarlo. Per affrontare il pericolo. Sono numerosi attorno a quelli che gli esseri umani chiamano sedute spiritiche. Non conoscono il futuro, ma sanno leggere nei ricordi degli esseri umani, sollecitandone la curiosità. Erano lemuri anche gli esseri ad energia vitale stagnata. Costoro impararono dagli esseri umani ad allevare bestiame, ritorcendo contro gli stessi il loro fare. Gli esseri umani da allevatori di bestiame si sono trovati nel corso dei millenni ad essere bestiame da allevamento per produrre energia vitale stagnata. I lemuri percorrono il loro cammino per crescere sviluppando la propria coscienza di sé lungo la via del sé, solo per un certo numero di fasi dalla nascita sono in relazione agli esseri della natura. È come se in questa passassero l'infanzia per giungere ad un grado di sviluppo a me sconosciuto, oltre il quale escono dalla relazione prioritaria con l'essere natura per imboccare altri tipi di relazione. Relazionarsi con i lemuri produce uno scambio notevole di energia vitale e una notevole rivitalizzazione dell'essere umano, rivitalizzazione che cessa ritorcendosi contro quando l'essere umano comincia a considerare i lemuri esseri sovrannaturali e onnipotenti o come gli angeli o i diavoli della tradizione cristiana. In quel momento si crea una dipendenza dell'essere umano con l'essere di sola energia vitale. L'essere umano sarà immediatamente abbandonato dai lemuri nei quali scorre l'energia vitale libera per essere attorniato da lemuri in cui scorre energia vitale stagnata. Questi soccorriranno e nutriranno l'autocommiserazione dell'essere umano e anziché scambiare energia vitale opereranno per bloccare tutti i flussi di energia vitale libera per trasformarli in energia vitale stagnata a proprio uso e consumo. Gli impediranno di sognare, trasformando i sogni in incubi terrifici e ripetitivi. Agiranno sulla sua attenzione, sviando dalle cose importanti e inchiodando su elementi di nessun conto. Agiranno sulla sua volontà, volere e determinazione, impedendogli di serrare i pugni per prendere nelle proprie mani il suo destino, attraverso un'istigazione continua alla supplica e alla preghiera. Quando l'essere umano diverrà cosciente della loro opera, si troverà nella padella del pescatore di anime o nel macello del buon pastore, pronto ad essere definitivamente consumato. Questi esseri, come tutti gli esseri, sono degli dei che crescono, come noi siamo dei che crescono, come ogni essere della natura è un Dio che cresce, così anche gli esseri di sola energia vitale sono degli dei che crescono e hanno alcune fasi di sviluppo all'interno della natura e in relazione con gli esseri della natura, perché nascono su questo pianeta. Ora sta a noi descriverli nel modo corretto, cioè sta a noi percepirli per quello che sono e non per quello che noi immaginiamo che siano o quello che vorremmo che loro siano. Cioè sono semplicemente delle coscienze che hanno una struttura diversa, cioè che hanno una base su cui costruirsi diversa e hanno dei percorsi di trasformazione che sono diverse dai nostri, ma nascono, crescono, si sviluppano esattamente come gli esseri della natura. Dopo cambia il discorso quando interviene il macellaio di Sodoma e Gomorra, quando alcuni di questi esseri si cibano di energia vitale stagnata. E allora da relazione di mutuo scambio di energia
diventa una relazione di dipendenza, una relazione da combattere con tutte le armi che abbiamo a disposizione. Non sono potenti, il loro campo di energia è quasi inferiore a quello di un virus, cioè a quello degli esseri della natura, cioè, è piccolissimo cioè, il loro potere vero, il loro potere di interazione con l'essere umano è debolissimo. Appare più grande quando si altera la percezione perché nel mondo della percezione loro si muovono meglio che non noi, cioè è quasi che quello fosse il mondo oppure il piano percettivo su cui loro si muovono meglio, per cui appaiono all'essere umano come diversi, come giganteschi, come quello che vede la Madonna, come quello che vede Dio, come, cioè, quando si altera la percezione o per malattia o per droga oppure perché si è voluto alterare la percezione. E lì si scoprono giganteschi, ma è solo una fantasia, cioè è solo una proiezione della nostra descrizione. In realtà il loro campo di energia è molto piccolo, solo che hanno delle caratteristiche, cioè non avendo corpo fisico possono passare attraverso i muri, possono conoscere molti dei nostri ricordi, hanno dei tempi di vita molto lunghi, per cui hanno una conoscenza diversa da quella che abbiamo noi e così via. Cioè hanno delle caratteristiche che li fanno apparire diversi, però sono solo delle strutture di energia che crescono, si sviluppano e costruiscono la loro coscienza e la loro consapevolezza in relazione con quanto incontrano. Faccio l'ultima immagine e poi prendo le telefonate. Abbiate un attimo di pazienza. Faccio libertà e poi prenderò le telefonate. Portate pazienza, va. Quando gli esseri umani scacciarono giustizia chiudendo l'età dell'oro, il potere di avere fece rimpiangere loro quanto avevano perso. Giustizia era stata cacciata dalla società degli esseri umani in quanto il loro comando sociale aveva chiuso libertà entro uno stretto cunicolo. Libertà non esiste in sé. Libertà è il fare degli esseri nella relazione col mondo circostante. La relazione ha in sé i limiti della libertà. La coscienza di sé, lungo la strada del sé, ne determina la quantità e direzione. La pretesa del potere di avere, di disporre di schiavi, non è libertà. La possibilità offerta agli schiavi di diventare padroni di schiavi non è libertà, è imposizione armata. Libertà è relazione fra il singolo essere umano e l'intero mondo circostante. Non è libertà l'azione del comando sociale nei confronti del singolo essere, è una scelta. Quando questa scelta tende ad appiattire un essere su se stesso, onde sancirne il dominio, è schiavitù. Il mondo circostante esercita la propria libertà dilatando se stesso, arricchendosi di essere ricchi, non storpiandoli per adattarli alle proprie esigenze di dominio. Quando il sistema sociale fa proprio questo fare, ha cessato di dilatarsi nell'esistente e pur di non rinnovarsi, vuole sopravvivere ad ogni costo, sottomettendo chiunque gli possa servire e distruggendo quanto non gli serve immediatamente. È il potere di avere. Libertà è il fare dell'essere umano attraverso il quale costruisce il proprio potere di essere. Libertà è l'esercizio del libero arbitrio nel quotidiano della ragione. Libertà è la possibilità dell'essere umano di attuare adattamento soggettivo alle variabili oggettive, riducendo le costrizioni del potere di avere atte a ridurre il ventaglio delle variabili nelle quali l'essere può scegliere per adattarsi. La forza di libertà è un bisogno per l'essere umano, un bisogno spesso ignorato, ma si presenta sempre l'attenzione come insoddisfazione nella relazione fra individuo e il mondo quotidiano della ragione. Quando gli spazi all'interno dei quali vengono confinate le scelte dell'essere umano si riducono, libertà chiama in aiuto le furie. La morte di libertà è la morte dell'essere umano, la sua assimilazione da parte del comando sociale. Se le furie non sono in grado di prendere il controllo dell'essere umano per portarlo all'ultima sfida, significa che costui ha imposto un progetto di adesione acritica al potere di avere, da non essere più in grado di percorrere una via per diventare eterno. Quando muore libertà dentro al cuore dell'essere umano, questi è solo un cadavere che cammina. Quanti danni porterà il proprio sistema sociale prima di esalare l'ultimo respiro? È indispensabile alimentare libertà dentro di sé e lo si può fare identificando le barriere erette dal potere di avere al fine di bloccare il fare dell'essere umano per sviluppare il proprio potere di essere, identificarle e tentare di abbatterle. Questo è il percorso per nutrire libertà. Vediamo un attimo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, dimmi. Ciao Simeone, Dimmi. sono Francesco da Vicenza. Mi piace molto la tua dissertazione sulla verità analogica, la chiamo io. Però, a
avrei qualcosa da dirti rispetto a Gesù. Lui ha detto: a chi ti dà uno schiaffo nella faccia offri l'altra guancia. Stai leggendo? Eh? Stai leggendo? No, no, sto leggendo. Stai citando a memoria? Se sapessi leggere. Stai citando a memoria? No, 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 no. Stai... No, quello che ho davanti da, cioè, dalle verità. No, vuoi sapere questo? Se uno dà uno schiaffo a Gesù, Gesù gli porge l'altra guancia. Esatto. Davvero? E allora perché ha detto... Ma, no, ma no, non devi guardare le chiese, no, operanti. Io ti chiedo questo. E mi stai fregante. Scusa. Devi guardare quelli che credono. No, aspetta un attimo. Fammi capire che non ho capito. Ma scusa, no, adesso ti interrogo io. Tu credi nei dei delle stelle? Nei? Nei dei delle stelle, nei dei, no, dei volanti. Le stelle sono degli dei come sono io un dio. Ma credi nei dischi volanti? No. Non l'ho mai visto, neanche mi interessa. Aspetta, per te? Ma esistono? Cosa? Esistono. Non li ho mai sono visti. Sono gli eternauti, gli angeli di Dio. Cosa? Sono gli eternauti. No, no, sposta, scherzate per piacere. Ma no, ma non è per imporre un'altra imposizione alla specie umana, poveretta, che ce n'è anche troppe. È per liberare da certe situazioni vaticaniste e confessionali. Vabbè. Quello era lo scopo. Vabbè. Nessun altro. Vabbè. Però. D'accordo. Il paganesimo è positivo in un certo senso perché ha salvato il senso della natura. Però è negativo in altri sensi perché ha perseguitato altre religioni. Quando? Pure il termine che schifoso religioni. Non ha perseguitato nessuna religione il paganesimo, eh? Bastava pagare no, il tasso. No, 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 d'accordo, d'accordo. Quello te l'ammetto. Però ha contrastato queste religioni monoteiste. Ma lì non è una lotta fra uomini o fra caporali, come che diceva Totò. Lì è una lotta fra io so di più e tu sei di meno. E questo non mi piace. Bravo. Ok. Però il paganesimo non è che si è superato nelle sue idee naturistiche. Però non è superato neanche il cristianesimo, Il cristianesimo è solo fogna. Vabbè, sarà pedofilo, sarà pornografico addirittura, però per cattiva applicazione delle leggi di guarda che io non ho mai usato il termine pornografico perché a me la pornografia piace, quando non è violenza. Vabbè, che è un po'... La violenza non mi piace, la pornografia quando la violenza mi piace. Io ho visto ultimamente una vagina di donna in primo piano e c'era scritto l'origine della vita, niente di più raro e di più sacro. Vabbè, questi fai tu, ecco. Scusa, Niente di più raro e di più sacro. Vai. Quello che ha fatto le chiese, tutte, compreso il musulmanesimo, eccetera, è il terrorismo sessuale e quello non piace agli eternauti. Va bene, dai. Va bene, ci sentiamo ancora. Buon lavoro, non è che è troppo anticristo. Che... Io sono il Vaticano. C'è la massoneria in divisa, c'è il Vaticano anticristo, vuoi essere anche tu anticristo, porco boia. Ciao, ciao. Salute. Ciao. Allora, chiariamoci una robettina sempre come al solito. Ricordo che ci sono due numeri qua. Allora, uno è 700-700 e c'è un altro che adesso a streghetta non ce l'ho più segnato e l'ho perso. Beh, voi telefonate al 700-700 e sei libero, boh. Allora, il discorso è questo. Gesù non ha mai detto che lui porgeva l'altra guancia. E diceva quello che stava in ginocchio davanti a lui di porgere l'altra guancia. Perché all'altro che stava in ginocchio, cioè diceva fatti succube, cioè tu devi diventare mio succube. Per cui non cambiamo le carte in tavola per piacere, le cose sono quelle che sono scritte nei quattro Vangeli ufficiali. Non c'è nulla di esoterico, non c'è nulla di nascosto, non c'è nulla di particolare. Esistono dei progetti politici, esistono dei progetti che sono stati sviluppati da questi Vangeli che sono delle porcherie immense. E per piacere, quando una cosa è scritta in un certo modo, leggiamola in quel modo. Quando un insegnamento è dato, usiamolo in quel modo. Vediamo un attimino il modo dell'insegnamento che dà, anche perché dopo l'interpretazione non la danno le singole persone, l'interpretazione è sempre data dalla Chiesa ufficiale.
e dalla Chiesa ufficiale. Vediamo un attimino cosa ci dice qua, una cosa che dopo magari ve la rileggerò anche nel Crogiolo del Male. È l'esempio, è l'esempio della predica tenuta nel 1827 dall'abate Robineau a proposito dell'uguaglianza sociale e del poggere l'altra guancia. La società presuppone necessariamente la disuguaglianza delle condizioni e delle fortune. Se supponete tutti gli uomini uguali, non ci saranno più legami fra di loro. Non ci sarà più né ordine, né subordinazione, né autorità, né dipendenza. Questa legge della disuguaglianza delle fortune, che ferisce l'orgoglio e irrita la cupidugia di certuni, cioè di quelli sottomessi, è dunque nell'interesse della società, così come è nei disegni di Dio. Perché è Dio che fa il povero, il ricco, Dio che abbassa ed eleva, Dio che senza nulla abbandonare al caso assegna a ciascuno il ruolo che ritiene opportuno occupi, la posizione che deve conservare, la funzione che deve svolgere nel corpo di cui è membro. Dunque, praticamente non diciamo che se uno ti dà uno schiaffo devi porgere l'altra guancia, e se il padrone ti dà uno schiaffo tu devi porgere l'altra guancia. Questo è il senso di quanto diceva il pazzo di Nazareth. Questo è l'unico. Ed è questo senso è dato da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, perché loro dovevano diventare padroni della setta che stavano formando, e per riuscire a sottomettere la setta che stavano formando dovevano dire a quelli della setta: io ti do uno schiaffo e tu mi devi porgere l'altra guancia. Questo era il senso. Cioè, non c'è il senso della giustizia. La giustizia dice che tu, cazzo, non mi puoi dare uno schiaffo. La giustizia dice che tu devi avere un comportamento rispetto a delle regole. Questo dice la giustizia. Ma il porgere l'altra guancia, dire a prioristicamente se uno ti dà uno schiaffo di porgere l'altra guancia, significa negare il concetto di giustizia. Per cui, per piacere, la mafia e il nazismo, siamolo fuori, e già ne sento anche abbastanza, oltretutto. Già ne sento abbastanza di porcherie, un altro fiato comincia anche ad andare veramente in bestia. E vediamoci allora un altro argomentino che ho preparato nel frattempo. Nel frattempo, siccome ho avuto qualcuno che mi ha chiesto dell'amico Paracelso, e allora vediamo un attimo e poi eventualmente vi parlerò di Paracelso. Pronto? Claudio, ciao. Ciao. Ciao, come stai Claudio? Eh? Come stai? Abbastanza bene, sì. Sì, era un po' che non ci sentivamo, perlomeno al telefono. Sì. E, ascolta Claudio, io volevo... Aspetta che provo a passare. Dimmi tutto, Senti Claudio, volevo chiederti, tu dopo la trasmissione sei 5 minuti... Sei lì 5 minuti alla radio? Potrei chiamarti? Certamente, puoi chiamarmi a casa, sai, mia moglie non è gelosa. No. Cioè. No, lo so che voi siete molto aperti, però no, volevo, sai, ti spiego il perché. Volevo chiederti una tua opinione, una tua spiegazione su certi argomenti, che però vorrei, però, siccome non ho qui la cassetta sotto mano, e volevo anche registrarmi la cosa. Ecco, e allora io volevo prima esporti quanto qua, sì, e poi magari tu, non so, la prossima volta mi davi delle risposte, come vuoi che faccia? Sì, è vero, benissimo, va benissimo. Posso farlo? Sì, sì, indubbiamente. Guarda, tanto i ragazzi prima che si preparano, c'è un certo tempo. Se tu aspetti la fine della trasmissione, come senti che metto sulla sigla finale e mando un po' di pubblicità, io 5 minuti aspetto, insomma, non sì, c'è problema. Non ti è di disturbo. No, non perché scherzi. Troppo disturbo. Anche perché io immagino che per te sarà una stupidaggine, che la risolverai così con le tue capacità. Posso darti solo quello che penso io, da prendere sempre con diritto di inventario, cioè non mi ricordo come si dice. Sì, ma il fatto è, a parte che io vorrei anche chiederti, come fai ad avere una memoria così? No, io non ho memoria. Cioè io mi preparo di volta in volta. Io mi preparo di volta in volta. Per fortuna ho una buona libreria. No, ma io lo sento quando parli che... Cioè,
insomma, a volte io anche sapendo di cosa voglio parlare, però certe volte mi perdo per strada, non ricordo certe cose. Ma tu ricordi la prima trasmissione che ho fatto qui a Radio Gamma, se era cassetta, se forse non ce l'hai, perché no, prima proprio no, perché l'ho saputo un po' più avanti di voi, me l'aveva detto l'amico. Se scordi le prime cassette facevo schifo, insomma, cioè, me la sono sentita ultimamente, mi ero mani i capelli, insomma. No, no. Guarda, questo proprio non ti credo. Sì, guarda, va tranquilla. No, guarda. Però, sì, no, volevo appunto chiederti se c'era qualche modo per avere la possibilità di avere un po' più di memoria, di poter, tu fai qualche esercizio, non so. C'è una possibilità per... Allora, aumentare la memoria è poco possibile, cioè non è possibile aumentare la memoria in quanto tale. Sì. È possibile però aumentare l'attenzione. Sì. Nicola Giorgio Stregone, se vuoi ti metto qualcosa apposta, cioè, sì, nel senso che se tu concentri l'attenzione su degli oggetti, no? Sì. E cerchi di memorizzare la forma degli oggetti, cioè cerchi di raffigurarla mentalmente, sì, un po' alla volta, un po' alla volta, che vuol dire mesi, anni. Sì. Cioè, però facendolo tutti i giorni riesci a costruire una specie di nuovi collegamenti sinapsici che ti permettono di afferrare immediatamente la forma, le cose, per cui ti permettono anche di ricordare delle sequenze. Cioè, ripeti, io Allora, se ti dico per radio, ecco, cioè, allora, ecco. E poi ti richiamo, vedrai che ti dirai quello che ti dirò, perché per te è veramente, va bene, comunque abbi... No, ma scherzi, non vale assolutamente. Non possiamo essere... Tutti. Io sono a disposizione di tutti. Ti ringrazio, ciao, ti chiamo dopo, ciao. Allora, vediamo un attimino il discorso della memoria. Cioè, da quello che so io non è possibile migliorare la memoria in età adulta, in età avanzata. Però è possibile allenare l'attenzione. Cioè, io praticamente metto a fuoco un oggetto, dopo distolgo lo sguardo dall'oggetto e cerco di descrivere un numero di particolari dell'oggetto o di farlo apparire anche nella mente, cioè di far avere l'immagine eidetica, sapete quelle immagini che vi appaiono ad occhi chiusi, fissando un oggetto si fissa un attimo sulla retina. Bene, quel momento chiudete gli occhi e cercate di raccontarvi il più numero possibile di particolari di quell'oggetto, naturalmente un oggetto abbastanza complesso, e fate un elenco di quanti particolari riuscite a identificare. Ripetendo questo esercizio 2 o 3 volte al giorno, nel giro di qualche mese riuscite a mettere a fuoco un oggetto e descriverlo abbastanza compiutamente. Questo qua produce una forma mentis, cioè una forma mentale, che vi permette di lavorare sulle stesse cose anche sui meccanismi. Per esempio, è vero che magari non vi ricordate tutto il libro che avete letto, però partendo dal protagonista, cioè dall'inizio del libro alla fine del libro, riuscite a ricollegare l'intero meccanismo che ha portato avanti la storia. Per cui anche una situazione sociale, una situazione economica, magari anche un lavoro d'ufficio, riuscite a collegare da inizio alla fine il processo per cui fate delle operazioni d'ufficio. Naturalmente cosa succede? Che se lavorate in un ufficio e un classificatore lo mettete in un posto e in quel posto vi dimenticate di aver messo il classificatore, usando la ripetizione dei gesti che avete fatto, cioè come memorizzate l'oggetto, così arriverete a memorizzare i gesti e le azioni che fate, sapete ricordarvi dov'era l'oggetto. Però non è che avete immagazzinato nella memoria io il classificatore l'ho messo nel quarto scaffale in alto d'armadio, ma andate a ripercorrere i gesti che avete fatto, per cui vi ricordate che là avete messo il classificatore, che è una cosa diversa, cioè non è la memoria come magazzino di dati, ma è una memoria di azioni, cioè una sequenza di azioni che avete fatto. E questo lo potete fare cominciando con il concentrarvi su un oggetto più o meno complesso, insomma, vedete voi, non so, un portachiavi per esempio. Fissate alcuni secondi su un portachiavi, dopo cercate di visualizzarlo o di raccontarvi quello che avete visto. Magari la stessa operazione la fate dopo 10 minuti lasciando perdere il portachiavi, cioè vi ricordate com'era il portachiavi dopo 10 minuti. Oppure fate un percorso per andare a fare la spesa in un supermercato, quando tornate a casa cercate di mettere a fuoco
le operazioni che avete fatto al supermercato, cioè prima ho comprato l'olio, dopo ho comprato l'acqua, dopo sono andato ho comprato il pane. Cioè, questo esercizio vi dà una presenza molto forte, cioè vi dà una presenza d'attenzione molto forte. Premetto, io non ho mai praticato questo esercizio. Sono sicuro che funziona in questo modo, ma io non li ho mai fatti perché io ho praticato sognare e se mi metto a fare questo esercizio sicuramente vado fuori di testa. Però questo esercizio per memorizzare tutti i comportamenti, tutti i modi di essere della persona, ricordarsi una serie di cose che si è fatto, una serie di cose che si vogliono fare, è l'unico esercizio che c'è. E comunque non potenziate la memoria, potenziate però l'attenzione, cioè l'uso della vostra, siete diciamo così più presenti nelle cose che fate. Chiudo. Ora, vediamo un attimino, io volevo leggervi un pezzo di Teofrasto Paracelsus Bombastus von Hohenheim, generalmente conosciuto con il nome di Paracelso. Io comincio a leggervi, dopodiché se arrivano i ragazzi io mi fermo immediatamente, metto su una pubblicità e chiudo la trasmissione, per cui chi sta ascoltando, ascolti pure. Paracelso nacque intorno al 1493, circa 7 anni dopo Agrippa, ai piedi delle Alpi a sud di Zurigo, e morì nel 1541, 6 anni dopo di lui, suo padre era figlio illegittimo di uno sfortunato nobile svevo, ex ufficiale dei carabinieri e dei cavalieri teutonici, che aveva perso sostanze e reputazione. Il vecchio Hohenheim era medico e voleva che il figlio seguisse le sue orme. Così Paracelso iniziò a studiare medicina intorno al 1509, all'età di 16 anni. Si iscrisse all'Università di Basilea verso il 1513, abbandonò gli studi e si dette alle peregrinazioni che avrebbero caratterizzato la sua vita. A Erfurt conobbe e fu allievo di Maurizio Muziano Ruffo, amico di Pico della Mirandola. Nel 1516 studiò, come già Agrippa, sotto la guida dell'abate ermetico Tritemio. Data la sua personalità schietta e combattiva, si trovò ben presto a fare i corti con l'ambiente medico all'epoca e da allora si dedicò a contrastare gli avversari e a diffondere le proprie idee. Mi sono detto che se nel mondo non c'era chi insegnava la medicina, come potevo mai apprendere quell'arte? Solo nel grande libro aperto della natura, scritto dalla mano di Dio. Nei suoi scritti Agrippa è misurato, magistrale, distaccato, spesso in ombra, Paracelso al contrario, arrogante, ampolloso, dogmatico e sibillino, con una presunzione notevole, privo di modestia e rispetto delle convinzioni, esprime dure critiche alla tradizione medica di Aristotele, Galeno e Avicenna e non esita ad affermare la propria superiorità. Io, Paracelso, dico che per grazia divina sono state investigate molte guise per arrivare alla tintura dei filosofi, pervenute tutte al medesimo intento e scopo. Ermete Trismegisto operò l'uopo in modo conforme al suo metodo. Ciascuno di loro progredì per quanto il loro metodo consentiva, ciò non di meno, e si pervennero a un solo e medesimo fine. Ora in questo tempo io sono stato da Dio dotato di doni speciali a questo fine, tanto che dopo questa suprema opera filosofica qualsivoglia studioso sarà obbligato a imitarmi e seguirmi. Grazie all'opera del fuoco il vero sarà separato dal falso. La luce della natura è stata creata in questo modo, perché sia evidente la prova e la dimostrazione di tutte le cose, ma solo a coloro che procederanno in questa luce. E sono arrivati i ragazzi, come vi avevo detto chiudo qui la trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do anche il numero di telefono dell'istituto, che è 0338 39 10727. Vi ringrazio per avermi ascoltato e arrivederci giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e cominceremo a leggere le parti del Crogiolo del Male. Io continuerò a leggere il Crogiolo dello Stregone, il Crogiolo del Male l'ho quasi terminato, il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo mi mancano ancora 5 immagini e la più lunga è Il Sognare.
E comunque vedrete che per metà novembre finirò I Crogioli, che diventeranno un libro. I Crogioli del mare è diventato circa 400.000 caratteri. I Crogioli secondo i quattro canti del mondo sono 270.000 caratteri, per cui alla fin fine avremo un libro notevole. Bene, grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15, alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.